I rehearse this scene again from just before Bill knocked on the door, please? E io ho detto, possiamo ripassare questa scena proprio andando indietro prima che Bill bussasse la porta? Oh, ok, just made certain sense. E all'improvviso, sì, c'era... ha avuto un senso tutto ciò. And Bill went out, knocked on the door, came in differently. Everyone played the scene newly. E lui è uscito, ha bussato nella porta, è entrato e tutti hanno recitato nuovamente, ma in modo diverso. And nothing to fight about in the scene two. Non c'era niente di cui discutere nella scena 2. You can do this anytime you want. Puoi fare questo ogni volta che vuoi. And if you do it the same way as the last time, they call it karma. E se lo fai nello stesso modo la seconda volta che lo fai, questo viene chiamato il karma. The laws of karma is whatever repeats. Do it the same way. Sì, la legge del karma è quello che ogni cosa che si ripete perché viene fatta nello stesso modo. If you have 9 tunnels and cheese at the back of tunnel number 3. Se hai 9 tunnel e il formaggio dall'altra parte del tunnel numero 3. The rat will soon find out the cheese at the back of tunnel number 3. Il topo subito scopre, no? C'è il formaggio dall'altra parte del tunnel 3. One day you put it in tunnel number 6 and the rat goes, and then he tries another way and quickly learns. Ma se metti il formaggio invece nel tunnel 6, il topo velocemente capisce e va poi al tunnel 6. So family karma is a human addiction of saying that the cheese should be in number 3. I'm going to keep looking in number 3 because 3 is the tunnel and it has to be there. Ma la dinamica del karma familiare è quella di credere che il formaggio dovrebbe essere nel tunnel 3 e quello di continuare ad andare lì al tunnel 3 perché è lì che dovrebbe trovarsi il formaggio. So if anyone keeps going to tunnel number 3 all of their life, we're going to give you a free degree in economics. Per cui se qualcuno spende tutta la vita a cercare il formaggio nel tunnel numero 3, io darò a quella persona una laurea gratuitamente, una laurea in economia. Tu hai detto delle cose adesso. A me è venuto in mente che c'è uno schema ricorrente nella mia vita. Pattern in my life that repeats. E io so che quello schema si ripete in questo momento, in questo periodo della mia vita lo sto rivivendo. Quindi la mia domanda è praticamente come faccio a spezzare questa ricorrenza? This repetition. Well, if you're holding up a sign that says hit me and someone comes and hits you. Se tieni un cartello in mano cui dice colpiscimi e una persona viene da te e ti colpisce. Or they have badges like don't hug the shaman and they cross off don't. E come per esempio possono avere degli spilli dove dicono non abbracciare il sciamano con il non con una croce sopra. Yeah, whether the signs you have are good signs or bad signs, people read them and they come to you. Sì, non importa se questi segni sono buoni o cattivi, cioè le persone leggono queste cose e vengono da te. So you need a different sign. Poi hai bisogno di un'insegna diversa. Che mi cappello? No, sì, io dimmi che mi sono dimenticato come l'ho scritto e dove l'ho messo questo cartello. I forgot what I wrote in this sign and where it is. Well, see, what they often call the unconscious mind or the mind of the body is so loving. It will do exactly what you asked it to do till the end of time. Sì, è quello che viene chiamata la mente inconscio, oppure la mente del corpo, è così amorevole che farà tutto ciò che vuoi per l'eternità, per tutto il tempo che lo desideri. Until you say thank you for doing exactly what I asked. And now I ask in a different way. Finché non dici grazie per tutto ciò che hai fatto finora e dopodiché chiedi un qualcos'altro.
lady in Denmark found relationships too boring, so she asked the universe for a relationship that's very exciting, and challenging, and changing. Una signora nella Dinamarca trovava i rapporti molto noiosi, per cui ha chiesto che le relazioni fossero più eccitanti, più dinamiche, stimolanti. And when the new relationship tried to kill her, she realized, okay, I got exactly what I asked for, but I didn't know how to ask. E quando questa nuova relazione è apparsa nella sua vita e ha cercato di ucciderla, lei si è reso conto di aver ottenuto esattamente ciò che ha chiesto, ma in quel momento non si rendeva conto comunque della di come l'aveva chiesto. Di come l'aveva chiesto. And change the request, not the relationship to be the challenge, but together challenges are easy, challenges are fun. Per cui quello di chiedere una non un rapporto che sia una sfida nuova, ma che insieme in due ci sia comunque un divertimento, ci sia una sfida e stimolo. So in most fairy stories on earth where there are three wishes granted, people waste the wishes. Quindi nella maggior parte dei racconti dell'umanità dove c'è si può esaudire tre desideri, nella maggior parte dei casi questi tre desideri vengono sprecati. We need to learn from those and learn how to make the wishes. Poi bisogna imparare da questi errori e imparare a come fare queste richieste, questi desideri. Come formulare desideri. Sì. Attenzione a ciò che si chiede, si dice sempre. Come si chiede. You need to learn from those, yeah. How to formulate the wishes. Very, very important. Sì, è molto, molto importante imparare a formulare questi desideri. Even if it's, I want to have lots of money. Sì, come per esempio vuole avere tanti soldi. You know, maybe you find yourself as a slave to the king, guarding his money. Sì, magari ti troverai come schiavo del re a fare la guardia dei suoi soldi. Or on a ship with treasure and it's sinking. And there's nothing but you and money. Sì, come una nave che è piena di tesori e sta affondando, e sei tu e questa nave piena di soldi che affonda. O il povero disgraziato che lavora alla zecca, ne stampa la marea tutti i giorni, ma non sono suoi. Like the person that prints money for the government. For the government. Yeah, lots of Nigerian money. Sì, un sacco di soldi nigeriani. Perché ci fanno schifo, You change $100 and it's this thick. Sì, in India è the same. Yeah. $100 hai un mazzo così. Vabbè, dai, apriamo la nostra zecca personale. But so if you change the request to it's so natural for money to wish to find me. Invece se cambi questa richiesta è così naturale che i soldi desiderino incontrarmi. Mi trovi, non ti fai me. Yeah. Come? And to stay with me? And to stay with me? No? To sell and to flow through in such a way that it calls more. E quello and more. E fluisce attraverso di me in modo tale da attirare poi ancora più e più soldi. And so you just have to notice the wish you made and correct it now and then. Sì, basta notare qual è stato il desiderio richiesto e cambiare la modalità di fare questa richiesta.